In arrivo a Napoli una nuova flotta ecologica su gomma. Si tratta di 60 nuovi autobus Euro 6 di ultima generazione che dai primi di giugno circoleranno fra le strade del capoluogo partenopeo, testimoniando un significativo passo in avanti nel rilancio del servizio del trasporto pubblico. Un'occasione per ringiovanire l'età media della flotta già presente, andando così a ridurre drasticamente l'impatto ambientale con mezzi alimentati a gasolio e capaci di ospitare fino a 97 passeggeri. A spiegare i dettagli dell'operazione, l'amministratore unico ANM, Alberto Ramaglia. Il contratto è chiuso, questi sono i primi 12 autobus, gli altri 48 sono già in produzione da parte del produttore e per il 2016 saranno in strada. È solamente una prima tranche, poi siamo confidenti che da parte delle amministrazioni nazionali e regionali anche ANM, che è il principale vettore di trasporto pubblico di superficie della regione Campania, abbia il suo giusto riconoscimento in termini di rinnovo della flotta, sia per quanto riguarda i fondi del Ministero dell'Ambiente, sia per quanto riguarda i fondi del Ministero delle Infrastrutture. Un modo per rendere la città di Napoli sempre più conforme alle norme europee, come racconta il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Finalmente, con risorse solamente aziendali e comunali, 60 autobus nel 2016, i primi 12 adesso a maggio, che andranno soprattutto nelle zone della periferia non interessate da metropolitane e funicolari, quindi verso est, verso pianure, anche nella zona collinare verso Posillipo. Poi altri 50 nel 2016 con un finanziamento europeo che ha chiesto direttamente il Comune di Napoli, a fronte di tagli pesantissimi che abbiamo avuto in questi 4 anni e mezzo dal governo regionale e dal governo nazionale sul trasporto pubblico, che non ci hanno consentito di investire come vorremmo. Presente all'inaugurazione in piazza Trieste e Trento anche l'assessore alla mobilità di Napoli, Mario Calabrese. È un passo molto importante perché sicuramente una delle sofferenze della città è legata al trasporto pubblico locale su gomma principalmente. Quindi noi stiamo lavorando molto per andare incontro alle esigenze giuste praticamente dei cittadini. Quindi autobus moderni, autobus nuovi, autobus con aria condizionata, autobus attenti anche alle esigenze dei diversamente abili che giustamente hanno difficoltà nell'utilizzo del trasporto ovviamente pubblico, avete visto c'è un pedale, l'autobus, molta attenzione.